Buongiorno, ben ritrovati. Mi siete mancati tantissimo, veramente. Dovete scusarmi, ho avuto un periodo di stipsi creativa. Posso usare solo questa metafora gastroenterica, viste le stronzate che dico, e questo è il paragone che mi viene da dirvi. Mi siete mancati tanto, sono contenta di essere tornata fra voi come Madonna in uno dei concerti che fece, mi sembra negli anni 90, non so se a Milano, Roma, Torino, davanti a un pubblico in visibilio per lei. Lei disse: Italia, vi amo! Italiani, siete pronti? Siete caldi? Ecco, io mi sento così. Non sono coscritta di Madonna, è vero, lei è un pochino più vecchietta di me. Si mantiene in perfetto stato di conservazione. Io per parte mia cerco di mantenere un discreto stato di conversazione. Cosa avete fatto in questi giorni? Quanto a me, tra le tante cose da fare infinite, ma veramente un sacco di roba da fare, ho potuto anche perdere tempo guardando nella rete vari tutorial che promettono, 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 ma non mantengono. Ad esempio, io ne ho seguito uno di Martina Colombari che suggeriva una maschera facciale fai da te per levigare, liftare, togliere questi bargigli, per ringiovanire la pelle, a base di uovo, olio, una specie di maionese, no? Infatti me la sono spalmata in faccia, per 3 giorni puzzavo come una maionese scaduta, ma comunque il mio mezzo busto da statua cretese del IV secolo a.C. con tutte le sue rughe è rimasto il medesimo, non è servito molto. Questo tutorial, sono meglio quelli di Lillo, i tutorial di Lillo. E anche una cosa che, scusatemi se faccio questo discorso, capisco un po', giudico quello che vedo, il mio punto di vista è questo. Mi ha stupito molto anche questo ritorno di fiamma, dei rigurgiti patriottici che io onestamente non mi spiego. Non so, non riesco a capire perché adesso, voglio dire, manca poco che ci mettiamo a cantare dei balconi, Italia, amore mio. Non so se vi ricordate una canzone che vinse forse addirittura un Sanremo, di Pupo ed Emanuele Filiberto, gemelli separati alla nascita, no? Come quelli del film Danny DeVito e Schwarzenegger, la stessa cosa, più o meno, siamo a questi livelli. Quindi non riesco a capire come mai, ecco, si torni con questa cosa, con questi rigurgiti così, amore per la bandiera. Invece una cosa positiva che io vorrei rigirare a voi bibliotecari sono le varie iniziative per raccogliere fondi per varie associazioni, la Croce Rossa, la Protezione Civile, il proprio comune. Sono iniziative veramente virtuose, positive, che hanno anche una grande risposta. Quanto a voi, vi lancio un guanto di sfida. Vi vorrei proporre una cosa abbastanza morbosa, un po' alla Full Monty, una specie di diario della quarantena, dove voi, bibliotecari, maschi virili, in tutta la vostra bellezza, magnificenza dei bronzi del Riacene, vero? Nudi come mamma l'ha fatto, stesi sul divano, mentre attaccate un quadro, mentre fate la doccia, vedete voi come vi presentate al pubblico ludibrio. Se la cosa va in porto, paga per vedervi, se non va in porto, paga pur che voi non vi facciate più vedere, quindi l'obiettivo è comunque raggiunto. Ma, mettiamoci un tocco culturale, potete, anzi dovete, coprire le vostre pudenda con dei libri, con dei titoli di libri, così che vi ricordiate al pubblico muliebre, eventualmente confuso da cotanta bellezza, chi siete voi, qual è il vostro ruolo di bibliotecari, appunto. E vengo a proporvi alcuni titoli che potreste appunto apporre sulle vostre pudenda, code rosse, ne vero, code rosse, digo rosse, pisello, ecco. Potreste partire con dei romanzi, dei classiconi, Grandi Speranze, I Pilastri della Terra, Lo Hobbit, Racconti Brevi, Il Gigante Egoista, Una cosa divertente che non farò mai più, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Il Pendolo di Foucault, La Fiera delle Vanità, oppure andando nei fumetti, i Peanuts, Noccioline. Un Ken Parker dannata, non so se voi conoscete, so che molti di voi sono fan dei Tex Willer, ma anche Ken Parker aveva da dire la sua, tanto che veniva anche soprannominato il lungo fucile, non so se mi spiego. Poesia, poesia, vogliamo dimenticarci la poesia? Haiku, brevissimi componimenti. Mondo delle fiabe, titoli che potreste spendere. Pollicino.
Aladdin, che strofini esce il genio in tutto il suo turgore e ti garantisce tre, dico tre desideri, non una doppietta, ma un triplete, cose mai viste, non sapevo cosa stia parlando onestamente in tutta la mia lunga carriera, non lo so. Libri di botanica, cipressi, bonsai, bocca di leone, roar. Libri illustrati di storia dell'arte, la Torre di Pisa, l'Obelisco Egizio, il Menhir, il Big Ben, la Torre Eiffel, il Taj Mahal, il totem indiano che mi diventa una matrioska e da falco alto elevato mi esce un piccolo innocuo Woodstock, l'amico di Snoopy. Siamo anche a questi livelli. Un libro di cucina, Le crudité, gamberetti, molluschi e d'escargot oppure tiramisù. Oppure ancora libri di scienza per ragazzi al microscopio. Oppure libri che narrano di record sportivi. Usain Bolt da 0 a 100 in 9 secondi. Sono tanti 9 secondi. Film simpatici, La Pantera Rosa, canzoni, La Pulce d'Acqua, trasmissioni televisive, Chi l'ha visto? Libri di storia memorialistica, Le memorie di Adriano e da ultimo, ancora un'opera d'arte, L'urlo di Munch. Munch, non so come si pronunzi. Questo è un'idea, una proposta che io faccio, lancio il guanto di sfida, nel vero, il guanto sì, lattice di quel che va di moda adesso. Vedo che il tempo scorre, scorre veloce, scorre veloce, e quindi io verrei a voi con due piccoli omaggi poetici. Perché questa non sembra, ma sarebbe anche una specie di spazio culturale, di spazio di cultura. E quindi vi porgo, se la trovo, il breve lyric che oggi vorrei offrirvi, che ho dedicato a una certa persona che conosco. E vado testé a porgervelo. Scusate. Una certa Nadia, avvenente tonna di origini lucane, ama tanto la cultura sovietica che di secondo nome fa Svetlana. Si è fatta abbindolare da un oriundo lombardo, dal suo attillato perizoma di vero leopardo. Ma in questo periodo di quarantena il ganzo ha perso il suo animalesco sex appeal e gira per casa in pantofole e pigiama. E da ultimo, per la rubrica Supercazzola prematurata come fosse Antani, da gnosi delle fanfole di Fosco Maraini, mi pregio di provare ad offrirvi un componimento conosciutissimo, letto dai migliori attori del mondo, che s'intitola Il Lonfo. È un testo di metasemantica. E andate a chiedere al signor Google che cos'è, perché io sono senza voce. Il lonfo. Il lonfo non va terca né gluisce e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego abbisce, bisce, stilenca un poco ignagio, s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, rafferia malversa e sofolenta. Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna, se lugri ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto che bete, zugghia e fonca nei trombazzi fa legica busia, fa gisbuto e quasi quasi in segno di sberdazzi gli arrefferesti un gniffo, ma lui zuto t'alloppa, ti sberdecchia e tu l'accazzi. Grazie dell'attenzione, alla prossima, a presto, viva l'Italia!